Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Eh, voglio rifare il video delle sfogliatelle napoletane con, eh, con frolla, sfogliatelle di frolla. Eh, sul canale già c'era uno, però lo avevo fatto um, al tempo del, lock, del lockdown del covid. Quindi mi ritrovo questi video dove parlo comunque del covid, di non uscire di casa. Sinceramente sono un po' tristi, non mi va di, di rivangare quel periodo che è stato molto brutto e faticoso per tutti, credo. Quindi quei video piano piano li rifarò tutti. E vado quindi a rifare queste sfogliatelle che sono buonissime con pasta frolla e crema di ricotta. Se volete seguitemi e fatele insieme a me. Allora, qui ho preparato gli ingredienti, questi sono per preparare la frolla, la pasta frolla, il burro l'ho tenuto a temperatura ambiente, quindi si è ammorbidito leggermente. E qui questi sono gli ingredienti eh, del ripieno, il semolino, la ricotta e il resto. Allora, io vado subito a preparare il semolino perché poi dovrà freddarsi prima eh, di usarlo quindi lo, lo metto in acqua fredda e poi metto sul fuoco, sul, sul fornello, eh, nel mio caso il piano a induzione e giro, giro in continuazione, qui adesso farò dei tagli, bisogna girare fino a che non si asciuga bene, non si ritira tutta l'acqua, si cuoce il semolino e si asciuga, deve essere eh, bello asciutto quindi quando sotto il tegame così vedete comincia anche un pochino ad attaccare e basso un pochino eh, il calore e a questo punto è ora eh, di spegnere e di metterlo dentro un recipiente dove rimarrà eh, a freddarsi eh, lo copro dentro, lo metto in una ciotola e, e copro, copro con una pellicola. Eccolo qua, questa è la consistenza giusta. Bene fatto, questo eh, procedo per la pasta frolla. Io eh, metto in planetaria o la foglia, però questo impasto si può fare tranquillamente. Mh, eh, a mano eh? se volete quindi potete farlo a mano qui ho accelerato un pochino non, non ho messo tutta questa velocità eh? il video che va un pochino più veloce eh, questo per non eh, annoiarvi quindi faccio amalgamare il burro con, eh, con lo zucchero prima di mettere eh, gli altri ingredienti Ok, ci siamo quasi. Bene, adesso aggiungo gli aromi: aggiungo eh, la scorza grattugiata, del limone e dell'arancio. Ci metto anche la vaniglia, ci metto il miele, il miele serve per far venire eh, dorate scurette le, le, le sfogliatelle serve per dare il colore il colore alla pasta frolla perché sono di solito la pasta frolla normale non ci va il miele in questo caso è previsto il miele io questa, scusate adesso metto l'uovo anche questa è una ricetta di, del maestro Alfonso Pepe, che come sapete è scomparso improvvisamente un paio di anni fa. Quindi ho ripreso eh, la sua ricetta, però le ricette che girano sul web a poco eh, le dosi sono queste più o meno. Quindi ho messo l'uovo, ho fatto girare ancora e Ecco qua lo stacco un pochino e ho messo anche la farina. Non so se si è visto mentre parlavo, sì certo si è visto. Quindi ho messo l'uovo, ho fatto girare un po' e ho messo la farina. Ed ecco la frolla pronta. Ok, adesso la lavoro un pochino così a mano, ma poco. Eh, e poi ehm, ci metto ecco qua. la faccio riposare un pochino. Ci metto la copro con la pellicola come volete. Eh, siccome fa freddo, io la lascio a temperatura ambiente, altrimenti la l'appoggiate in frigo. Ok. Adesso eh, vado a fare questa crema di ricotta. Allora, la ricotta dovrebbe essere abbastanza asciutta. Questo è il semolino, vedete, eh, non è ancora molto raffreddato, è leggermente lievido, però sarebbe meglio che fosse freddo, e dicevo: la ricotta bisognerebbe prendere una ricotta bella asciutta. Questa mia, eh, l'ho preso di pecora, però è un po' morbida, ho visto. Allora, dopo il semolino metto lo zucchero, ecco qua, e faccio girare un pochino. E comunque la ricotta l'ho messa a scolare in uno, in, in, un scoli, in uno scolino, diciamo, tenuta in frigo in modo che eh, eventuale acqua è uscita. Ho messo il pizzico di cannella, adesso ci metto anche eh, la buccia di arancia al limone bio, questi sono i miei gli aranci di mia sorella e i limoni nostri dell'orto quindi buccia grattugiata adesso fermo un attimo e ci mettiamo la ricotta scusatemi qui dovevo fare un taglio che non ho fatto bene ci butto anche la ricotta. Eh, devo dire che è un po' morbidina questa ricotta, sì forse ho sbagliato a prenderla, pensavo che la ricotta di pecora era più asciutta, invece vedo che è morbida, non so perché, dovrebbe, di solito dovrebbe essere così. Ci metto l'uovo, la dose dell'uovo sono 60 grammi, ma io non l'ho pesato, ho messo un uovo e basta. E questi sono i miei canditi fatti da me eh, con gli aranci sempre di mia sorella. Quindi faccio girare per amalgamare bene. Che cosa manca? Mi sembra niente, ho messo tutto. Giriamo per formare la crema. Come vedete un pochino morbida. Vabbè, vediamo, poi l'appoggio un po' in frigo per farla rassodare un pochino. Ok, giro piano ed visto. Ed eccola qua, la crema di ricotta è pronta. Vabbè, diciamo che va bene lo stesso, eh? però ecco, se trovate una ricotta un pochino più consistente è meglio. Bene, la copro così con la pellicola e la poggio in frigo un pochino finché non vado a formare eh, le sfogliatelle. Allora, riprendo la frolla. Come vedete, sì, è un pochino, non è tanto complicato. L'importante è preparare bene tutti gli ingredienti, eh, quindi fare i passaggi che ho fatto io, prima il semolino, poi la frolla e poi la crema. Allora, ho fatto un cilindro, come vedete, e devo fare dei, um, um, le sfogliatelle di circa 50 grammi, quindi adesso io lo aggiusto un pochino, però comunque se non è 50 e 52, insomma, non è che si, poi si, si nota tanto la differenza, eh? Qui ho accelerato un pochino la velocità e ce ne vengono 10 con questa dose. Allora, vado a fare. Così, non in rotondi ma un po' allungati, ovali. E la consistenza, adesso non so quanti millimetri sono, però non troppo sottile e nemmeno troppo eh, doppia, perché se è troppo sottile poi può bugare, si boga. Preparo tutto, poi mi metto, se ne faccio qualcuna, eh, preparo la crema dentro una sacca poche, tolgo la punta e vado così senza, senza la punta di acciaio, non serve. Ce ne metto tanta, è eh, un bel mucchietto, un bel mucchietto, poi chiudo così, appiccico con le mani. Eh, si appiccica facilmente perché è morbida, non serve mettere acqua, altre cose. E poi con un coppa pasta, ce ne vorrebbe uno un pochettino più grande, però va bene anche questo. Arrotondo un pochino, tanto poi nel forno eh, si aggiusta: non è che rimane così perché crescono. Eh? Quindi continuo, vi faccio vedere ancora un'altra sfogliatella allungo così ad occhio vedete adesso io non ho misurato però insomma si vede si vede l'altezza della sfogliatella vedete scusate l'inquadratura adesso ne faccio un'altra un po più centrale sono comunque buonissime queste sfogliatelle eh, la, riccia, la riccia è un po' complicata anche se ci sono dei sistemi per fare la sfogliatura un po' più semplici ma diciamo che questa frolla è alla portata di tutti eh. si può fare fa facilmente, oddio facilmente no però insomma con un po' di, di impegno si possono fare a casa certamente se andiamo a Napoli <ride> come arriviamo... <ride> lì al porto di Napoli ce n'è una famosa dove fanno veramente squisite adesso non ricordo come si chiama ecco qua rotondo ancora un pochino e poi come vedete va piegata su eh, vedete c'è quella curva su eh, non va dritta va un pochino piegata ecco così piegata all'interno ok Eccole qua, adesso le spinnello con un uovo sbattuto, ci metto tanto uovo, le spinnello bene eh, perché debbono, gli deve dare la, la doratura eh, sopra l'uovo. Ho acceso già il forno, il forno a 220, però regolatevi con i vostri forni, eh. il mio ho dovuto poi abbassare un pochino perché eh, si, erano un po', si stavano scurendo troppo. Quindi a forno a temperatura vado eh, a infornare, poi si spaccano leggermente sopra, vedete, eh, però non importa, eccole qua all'incirca 20 minuti. Non di più, e, eccole, sono ben cotte. Io le ho fatte dorare bene. E, il forno dovrebbe essere statico, ma io penso anche ventilato. Va bene. E poi una volta leggermente ancora calde ci si mette una bella spruzzata di zucchero a velo. Bene, a me sembra che sono venute molto belle, forse un pochino più di crema, perché essendo un pochino morbida la crema non si è tenuta bene, però se la mettiamo un pochino più consistente forse sarebbero venute più alte, sarebbero rimaste un pochino più alte. Ma eh, vi assicuro sono buonissime. Le ho assaggiate ancora calde perché calde sono speciali. Ma anche fredde vanno bene. Eh. Poi con questo profumo di limone e di canditi fatti da me. Vi metto poi il link per fare questi canditi. Eh. Sono buonissime, veramente buone. Ok, un ciao a tutti. E vi ringrazio della visione. Ci vediamo prossimamente. Ciao ciao.